Nella riunione congiunta delle commissioni Programmazione Economica e Servizi, l'assessore all'ambiente del comune di Città di Castello, Luca Secondi, ha presentato il progetto di estensione della raccolta differenziata dei rifiuti che verrà avviato nei primi mesi del 2012. Questa è stata la scelta della pubblica amministrazione di Fernate, quella di andare a implementare il servizio di porta a porta, quindi andare a una raccolta differenziata spenta. È importante questo sia in termini ambientali, sia in termini civici, sia in termini anche economici. Noi dobbiamo comprendere che la politica dei rifiuti deve essere una politica che anticipa le scelte, non subisce le scelte. Il piano interesserà le principali frazioni del territorio comunale e verrà attivato tra febbraio e marzo nella zona nord e tra marzo e aprile nella zona sud. Quindi andremo a completamento di un servizio di copertura totale del territorio di Città di Castello e nella realtà Umbria questo è il primo comune sopra i 40.000 abitanti a dare un servizio così puntuale, così importante e un lavoro così determinato rispetto alla gestione dei rifiuti. Verranno distribuiti nelle case contenitori per la raccolta e verranno potenziate le aree per la raccolta stradale. Come nel capoluogo, saranno rimossi tutti i cassonetti stradali del rifiuto indifferenziato e nuovi contenitori saranno muniti di un microchip che in futuro potrà dare l'opportunità di applicare una tariffa puntuale calcolata sull'effettiva produzione dei rifiuti. L'avvio del progetto sarà preceduto da una campagna di informazione e di sensibilizzazione che coinvolgerà tutte le comunità interessate. Poi ci sarà tutta la seconda parte che riguarda ovviamente il piano d'ambito, in cui questo valore aggiunto, che è il prodotto differenziato, dovrà essere trattato, lavorato attraverso un'impiantistica adeguata che permetterà di dare un valore aggiunto anche in termini economici a tutto lo sforzo che noi stiamo compiendo.